Ultimo Chuck per il Festival del Cinema della Perla Verde, ieri premiate con lo storico Chuck d'Oro diverse donne. Quest'anno infatti in sintonia con il tema della Notte Rosa, tutti i riconoscimenti sono stati caratterizzati dalla tendenza al femminile, con una particolare attenzione alle commedie italiane. Divertente questo aggancio con la Notte Rosa, mi sembrava anche l'anno giusto perché effettivamente ci sono state molte interpreti e molte storie al femminile e molte protagoniste finalmente utilizzate anche da qualche maschietto, perché premiamo anche qualche signore, perché non vogliamo essere razziste, al contrario, in maniera finalmente un po' divergente, un po' diverso, insomma finalmente si raccontano le donne come sono, magari con qualche nota divertente in più e con grandi protagoniste. È un gran piacere, prima di tutto. E poi la commedia è un genere che mi è sempre piaciuto e sapere di aver interpretato una commedia quest'anno in buon modo è una cosa che mi rende molto felice. La prima cosa, stando qua e parlando di cinema, è sicuramente un appello al governo, perché non tagli il tax shelter, che è l'unica cosa, quindi mi unisco all'appello degli autori che hanno fatto ieri, all'appello dei registi che hanno fatto ieri, per dare fiato, e propongo che le grandi industrie cinematografiche che vengono qui e raccattano tanti soldi americane e le grandi industrie della telefonia che vengono qui e raccattano tanti soldi lasciano un piccolo obolo per il cinema come fanno in Francia. Un grande orgoglio, grande veramente soddisfazione, perché portare un sorriso, portare gioia, portare un po' di leggerezza, diciamo che fa piacere, visto che insomma il nostro lavoro è fatto anche di questo, cioè ci dà una motivazione, no? Per andare avanti. Perché c'erano tutti gli strumenti, c'era una scrittura ottima, due attori straordinari come Lillo e Greg, Neri Parenti che è un maestro della commedia, per cui c'erano tutti gli elementi per far sì che questo personaggio potesse veramente emergere, e in più Adele insomma affonda le sue radici in una cultura popolare che io conosco molto bene, per cui ero sicura di darle delle cose che sarebbero, come dire, arrivate al pubblico, infatti è successo. Però sono, appunto, io ci tengo a dirlo, che in realtà l'ho vinto per un cinepanettone. Oh! La sorprendente e fortunata serie ideata e diretta da Ivan Cotroneo, Una mamma imperfetta, conquista il CineChuck d'Oro colpo di fulmine. Una famiglia perfetta di Paolo Genovese invece si aggiudica riconoscimento per la commedia dell'anno.